Ben trovati amici investitori, nuovo appuntamento. Siamo di nuovo con Claudio di SCM Sim. Ciao Claudio. Ciao Domenico, non ti sei liberato di me neanche nel 2021, visto? No, anzi, ti stavano aspettando. Abbiamo saltato l'appuntamento quella settimana scorsa per piccoli problemini di agenda, però già ho ricevuto i commenti delle persone che ti reclamavano, hanno bisogno dei tuoi consigli. Ci troviamo una settimana sì, una settimana no, con Claudio, che è responsabile del settore investimenti, gestisce 10 linee di gestione, per quanto riguarda SCM Sim, per un totale di 1 miliardo di euro. Quindi comunque è una persona che gestisce appunto il suo team di investimenti. E con Claudio una settimana sì, una settimana no, facciamo appunto questi webinar di approfondimento sulle tematiche legate appunto agli investimenti, alla gestione dei nostri investimenti, alla gestione del nostro portafoglio e ovviamente molto spesso anche legate alle situazioni dei mercati. Abbiamo realizzato già altri 6 di questi webinar, quindi trattando di tematiche sulle obbligazioni, sulle azioni, sulle correlazioni del euro-dollaro, quindi tante tante tematiche diverse per appunto cercare di capire meglio, di gestire meglio il nostro portafoglio. E oggi invece approfittiamo di questo appuntamento per andare a approfondire invece un altro tema molto importante che tante persone mi stanno chiedendo in questi mesi, se vogliamo, perché è una faccenda che si tira un po' avanti da un po' di tempo, ovvero il delisting, l'eventuale delisting delle azioni cinesi dai mercati americani. Guerra, tra virgolette, fredda tra Cina e USA, soprattutto nell'era Trump, e appunto si è paventata, anzi è passata poi la legge che chiedeva appunto il delisting delle azioni cinesi se non avessero rispettato tutte quelle che sono le normative appunto inglesi. Quindi andiamo a cercare di capire adesso insieme a Claudio come bisogna comportarsi su queste situazioni, quali sono le prospettive che abbiamo noi come investitori e quello che può succedere alle azioni nel momento in cui vengono veramente eventualmente delistate. Parleremo però anche poi di quelli che sono le politiche fiscali americane e i tassi americani che stanno tornando a crescere, quindi Claudio comunque ci spiegherà come questo può andare ad impattare i nostri investimenti e i nostri portafogli. Prima di lasciarti la parola, dico per inciso, ovviamente Claudio lavora appunto in SCM Sim, lui è responsabile dell'ufficio investimenti, mentre in realtà SCM Sim comunque a 360 gradi fa consulenza patrimoniale. E chi fosse interessato alla consulenza patrimoniale di SCM Sim, che è una SIM indipendente, trova il link qui sotto in descrizione, al quale è anche legato uno sconto del 20% su quella che è la tariffa del primo anno, le parcelle del primo anno. Comunque, ovviamente, consulenti indipendenti, quindi comunque con dei costi sostanzialmente bassi. Claudio, arriviamo quindi subito al punto. Questo delisting delle azioni cinesi è una prospettiva reale, soprattutto, e qualcosa è già successo, ma Sì. che cosa vuol dire delisting innanzitutto? Sì, allora, si arriva a questo punto, diciamo da un po' quello che hai detto tu, effettivamente un po' una specie di guerra fredda, era un po' il cavallo di battaglia di Trump che si era messo un po' di traverso con la Cina, sono arrivati allo scontro e onestamente penso che andranno avanti anche sotto l'era Biden, per cui secondo me non cambierà molto. Però comunque con l'era Trump si è arrivati alla fine all'individuazione di una dozzina sostanzialmente di imprese cinesi o comunque rimandabili al governo cinese che sono quotate su mercati americani e che gli americani intendono delistare in quanto non risultano confacenti alle, diciamo, alle normative che gli americani richiedono e più nello specifico sostanzialmente le imprese che vengono individuate, che verranno delistate, alcune stanno già delistando, rientrano poi nell'ambito di finanziamento di diciamo, finanziamento della struttura bellica cinese o comunque legate a infrastrutture, quindi tutta la parte di intelligence cinese. Ovviamente agli americani non fa piacere e il clima che c'era prima di trade war tra Cina e Stati Uniti permane, per cui
è lecito anche che gli statunitensi decidano di delistare le società cinesi che non rispecchiano degli standard che vengono imposti per la quotazione. D'altronde il mercato è americano, per cui gli standard si scelgono lecitamente anche loro. Le imprese che sono state individuate, c'è una lista, adesso non le ho contate, sì, posso condividerla. Sì, non sono moltissime, però sono quelle, tenute sotto osservazione. Non tutte queste verranno delistate. Le tre che vengono delistate sono sostanzialmente le telecom cinesi, per cui la China Telecom, eccetera. Cioè, di queste tre, di questa lista ne trovate tre di cui si chiamano China Telecom, eccetera. Comunque, sostanzialmente vengono delistate. Quello che succede è che chi è in possesso di queste azioni, perché le ha comprate sul mercato americano, molto probabilmente si vedrà liquidare la propria posizione, si ritroverà in conto corrente i soldi. Il delisting non è nulla di incredibile o di particolarmente misterioso. Ecco, ad esempio, la China Telecom, quella sopra che vedevo mentre scorrevi, la più in alto, è una delle tre che viene delistata insieme a United Network Communication. Quindi quella China Telecom e poi quella subito sotto, non quella sotto, ma quella sotto ancora, la China United Network Communication, esatto. Il delisting in sé non è nulla di particolarmente misterioso, le società vengono delistate di continuo dai listini, per cui non succede niente. Generalmente alla fase di delisting si decide di liquidare le posizioni degli investitori, per cui si individua l'ultimo giorno di negoziazione e dopodiché l'ultimo prezzo dell'ultimo giorno di negoziazione farà fede e tutte le posizioni su quell'azione vengono liquidate quel prezzo. In alcuni casi è previsto uno switch tra un'azione e l'altra, perché, come si vede nel file, molte azioni sono quotate negli Stati Uniti, ma sono quotate anche su altri mercati. La quotazione su diversi mercati, anche questa è una pratica abbastanza diffusa, per cui non lo fanno solo le azioni cinesi, esatto. Ad esempio la China Telecom Communication, che vedete lì, che ha quel prefisso US, ovviamente CHUS è il ticker di Bloomberg, US sta per mercato americano, non è particolarmente fantasioso, così come 728HK sta ovviamente per Hong Kong. Ora, le azioni cinesi, essendo la Cina un mercato, diciamo, emergente, che si è appena affacciato, almeno da pochi anni, al mercato internazionale, ed essendo un mercato gigantesco, perché la Cina, non dimentichiamolo, che è sostanzialmente un continente, per cui è effettivamente gigantesca, ha un mercato interno che non sempre è investibile, su cui non sempre gli investitori istituzionali possono investire, quindi non è detto che si possa accedere al mercato cinese. Tipicamente, anche qua è un po' complicata la normativa, però ci sono le cosiddette A-shares e B-shares, cioè le azioni cinesi A e B, che hanno degli standard diversi, nel senso che le A-shares, se non ricordo male, sono quelle investibili in qualche modo dagli investitori esteri, le B-share sono destinate al mercato interno, o al contrario, ma comunque poco importa, perché in realtà le azioni cinesi principali che sono quotate sul listino di Shenzhen, che sono molto spesso queste imprese molto grosse e la cui partecipazione statale è preponderante, sono comunque difficilmente investibili. I mercati cinesi non sono particolarmente accessibili per gli investitori esteri. Il vero mercato, diciamo, asiatico, dove è possibile investire senza particolari limitazioni, è il mercato di Hong Kong. Per cui, per quelle società che verranno delistate, che magari hanno già una quotazione su Hong Kong, che peraltro sono le maggiori, perché ovviamente su Hong Kong, che è un po', diciamo, la porta d'ingresso per il mercato asiatico, su Hong Kong ovviamente vengono quotate le società con maggior capitalizzazione e quelle più grosse, quindi le società con nomi più importanti. Quelle che magari sono quotate su Stati Uniti e Hong Kong potrebbero decidere di fare una corporate action e quindi far scegliere all'investitore se
aderire alla liquidazione, per cui chi è possessore della, di una ipotetica azienda o azione quotata sugli Stati Uniti cinese che viene delistata e che è quotata su Hong Kong, potrebbe vedersi arrivare dall'azienda, insomma dall'impresa, la corporate action in cui gli si richiede se vuole essere liquidato, quindi liquidata la posizione all'ultimo prezzo disponibile, o se vuole invece switchare e mantenersi aperta la posizione così com'è, però sul mercato di Hong Kong. Non credo che ci saranno corporate action in cui ti chiedono di mantenere se vuoi mantenere la posizione sul mercato di Shenzhen, perché appunto non è particolarmente accessibile, per cui difficilmente questo avverrà. E comunque in genere l'opzione di default della corporate action è sempre la liquidazione per contanti, per cui se il cliente se ne dimentica e non vede la corporate action, non succede niente, perché c'è un'opzione di default che è quella di liquidazione. Se proprio decide di volersi mantenere la posizione aperta sul mercato magari poco raggiungibile, può scegliere di fare. Il mercato di Hong Kong è un mercato che per gli investitori istituzionali e per le grandi banche in realtà è accessibile come un qualunque mercato, per cui nei vari fondi non cambia niente. Per gli investitori che hanno comprato quote di fondi o non investono direttamente, e per gli investitori istituzionali non cambia niente se l'azione è quotata su Hong Kong, e molto probabilmente fanno tranquillamente uno switch se già non avevano direttamente l'azione su Hong Kong. Per i piccoli investitori il mercato di Hong Kong comunque è difficile da raggiungere. Ora, io non sono un esperto di tutti i sistemi e tutte le offerte di brokeraggio delle varie banche italiane, però non credo che generalmente le nostre banche ti offrano come operatività il mercato di Hong Kong, per cui comunque già non sarebbe raggiungibile. Il delisting ovviamente è una scelta, diciamo, pseudopolitica o strategica degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Io non faccio politica, per cui non intervengo se abbiano ragione o torto, non lo so, dico solo che ovviamente le regole per quotazione sul mercato americano le stabiliscono gli Stati Uniti, per cui se non rispettano le loro regole che loro hanno deciso di applicare, ovviamente procederanno al delisting. È chiaro che il tutto è strumentale e rientra in un quadro macroeconomico e macropolitico, per cui è evidente che c'è dietro una volontà politica. Per le aziende cinesi non è chiaramente un bene, per cui è comunque uno sgarbo che gli Stati Uniti fanno alla Cina in sé, perché ovviamente per un'azienda cinese molto grossa avere accesso al mercato cinese, che è enorme, ma non è diciamo accessibile dagli investitori esteri in maniera così semplice, e invece avere un'esposizione al mercato americano non è la stessa cosa. Avere un'esposizione al mercato americano ti permette di avere molta più visibilità e diciamo raccogliere in fretta capitali sul mercato in una maniera molto più trasparente, molto più veloce, significa anche ingrandirsi sul mercato finanziario, non solo sul mercato dell'economia reale. Il fatto che devono tornare indietro, ovviamente questo è un problema, perché comunque la liquidazione la devono fare. Sono tutte aziende però generalmente molto grandi o comunque possedute dallo Stato, per cui non penso che ci saranno particolari problemi, se non per il fatto che magari uno sarà selezionato proprio nel suo portafoglio quell'azienda e si vedrà la liquidazione della propria posizione. Capita, purtroppo. Un paio di domande mi vengono. Allora, abbiamo detto che la prima opzione durante un delisting è che la tua azione ti venga liquidata. Quindi praticamente all'ultimo giorno di quotazione c'è un determinato prezzo 50 ed ecco che ti viene accreditato $50 per azione, perché viene praticamente ricomprata la tua azione. Mm-hmm. Però viene ricomprata dall'azienda. Sì. In questo caso mi verrebbe da chiedere, ci potrebbe essere un problema di liquidità per le aziende che devono ricomprare le loro azioni? Ma no, tipicamente no. Non viene delistata perché l'azienda è fallita, per cui non ha nessun problema di liquidazione. In realtà non dovrebbe essere un grosso problema di liquidazione. E poi, come ho detto, tipicamente son possedute dal governo. In buona parte sono
filo governative o comunque a conduzione governativa, per cui in realtà c'è il governo cinese dietro, non è un grossissimo problema da quel punto di vista, per cui tenderei ad escluderlo. Non sono un super esperto di aziende cinesi quotate in US, per cui non le conosco tutte quelle del listino, conosco quelle di quella lista che abbiamo fatto vedere, conosco qualcuna principale, ma non le conosco tutte, però tenderei ad escludere che ci siano problemi particolari, ecco. Invece, per quanto riguarda gli investitori istituzionali, cioè vi ho anticipato, loro ovviamente hanno sicuramente accesso a tutti i mercati, quindi non è un problema di mercato. Sì. Ma per alcuni investitori istituzionali mi vengono in mente i fondi pensione o comunque dei fondi di investimento che magari hanno delle limitazioni, che quindi non possono magari andare materialmente ad investire in mercati addirittura fuori dagli Stati Uniti, o comunque hanno restrizioni magari proprio con la Cina. Ci potrebbe essere invece, da questo punto di vista, diciamo, il prezzo dell'azione potrebbe un attimino risentirne, perché appunto alcuni investitori devono uscire per poi non poter più rientrare per alcune limitazioni. Sì e no, nel senso, sicuramente un po' di ripercussioni ci saranno, però considera che non è che, cioè, quando vengono settati i limiti per gli investitori istituzionali, per cui magari un investitore istituzionale ha un limite che non può investire in una determinata asset class, è molto difficile che quel limite tu lo aggiri semplicemente cambiando il mercato di negoziazione. Cioè, quello che voglio dire è, se tu gestisci un patrimonio e nei tuoi limiti hai che non puoi investire su aziende cinesi o comunque di derivazione cinese o che ne so, perché non è la tua asset class di riferimento, non è che basta andarsi a prendere la quotazione dell'azienda cinese negli Stati Uniti per aggirare il limite. Il limite ovviamente viene fatto su, diciamo, andando a fare il look through delle tue posizioni, per cui vanno anche a vedere sotto che effettivamente si è quotata negli Stati Uniti, ma è comunque un'azienda cinese. Per cui in teoria non dovresti avere di questi problemi, perché se tu hai dei limiti e li rispetti, li stai già rispettando, e quindi chi ha le azioni le può avere, chi non le ha non le può avere, o le può avere ma ha deciso di non prendere. Per cui tendenzialmente grossissimi problemi di questo tipo non ci sono. Poi è chiaro che ovviamente delistandoti un'azienda dal mercato americano rimane la scelta di magari dover vedersi liquidare la posizione, oppure volevi acquistarla, non la puoi più acquistare, e in quel caso sì, libera scelta, magari col fatto che c'è il delisting, molti investitori istituzionali che hanno posizioni su quei titoli preferiscono chiudere la posizione per evitare ulteriori problemi, per evitare problemi magari in futuro, per cui magari quelle tre lì, le prime tre che vengono delistate, verranno delistate e prenderanno la liquidazione in contanti, ma se hanno già esposizione su altre di quella lista che ancora non sono state delistate, ma che sono, diciamo, sotto la review, sotto l'occhio statunitense, potrebbero decidere di venderla per anticipare i tempi ed evitare, diciamo, di farsi liquidare alla fine. Per cui ovviamente rimane l'opportunità, e il mercato si muove su quello, di vendere prima che venga delistata. Per cui qualche, diciamo, movimento di prezzo sicuramente ci sarà, però a priori non si può dire che ci sarà un movimento di prezzo, nel senso che non è che sconquassa il sistema in sé. Sì, tendenzialmente se io avessi posizioni su una di quelle aziende, temo che me la vanno a delistare, e vedo che quell'azienda non è neanche quotata su Hong Kong ma su Shenzhen, su cui non ci posso andare, per cui non la posso più avere, magari scelgo di vendermela prima, visto che è in quella lista, ecco. Per cui se tutti lo fanno, ovviamente ci sarà un po' di pressione sui semi, quello sì. Un'ultima domanda su questo tema, che è la domanda, diciamo, un po' topic principale del tema, il famoso mercato over the counter. Sì. Perché appunto noi abbiamo detto qui che l'opzione numero uno ti viene pagata, viene ricomprata l'azione, quindi ti viene liquidata. Opzione numero due, dal mercato americano passi ad avere la stessa azione sul mercato di Hong Kong, in questo caso, o eventualmente addirittura quello cinese, quindi passi su un altro mercato di quotazione. Esiste veramente una possibilità di andare su questi mercati definiti over the counter? Cosa sono in realtà questi mercati? Ma allora, diciamo che anche qua c'è sempre un po' di confusione. Il mercato over the counter si intende un mercato, diciamo, non è che non è regolamentato
si dice mercato non regolamentato, non è un mercato non regolamentato, è un mercato che non ha un accentratore di prezzi, cioè un mercato, per come si definisce un mercato regolamentato, è un mercato come Borsa Italiana, dove c'è un'istituzione Borsa Italiana, c'è il market maker e c'è diciamo un book in continuo dove tutti aderiscono a quel mercato seguendo quelle regole basilari per il mercato delle azioni ovviamente, e tutti scambiano passando da quel mercato, per cui hai la garanzia che c'è di mezzo un'istituzione principale che ti garantisce le transazioni tra chiunque accede al mercato e quindi vuole scambiarsi l'azione o tipicamente l'obbligazione, perché l'OTC è tipicamente obbligazionario. Ci sono dei mercati che invece sono cosiddetti over the counter perché non c'è un accentratore unico, ma sono i cosiddetti mercati di broker, per cui non c'è un vero prezzo del mercato, ma c'è un broker che ti fa il prezzo. Per cui tu chiami il tuo broker o ti rivolgi al tuo broker e questo ti farà un prezzo di acquisto o di vendita. Ne puoi chiamare un altro che magari ti farà un prezzo leggermente differente. Perché? Perché ha un portafoglio diverso, per cui magari ti fa un prezzo migliore, magari ti fa un prezzo peggiore. Questi sono cosiddetti mercati over the counter, cioè non regolamentati, sono mercati di broker. In realtà anche il Nasdaq è un mercato di broker. Per cui quando si parla di over the counter, in un certo senso anche il Nasdaq è un mercato over the counter, perché nasce come mercato di broker ed è ancora un mercato over the counter per alcuni titoli, ovviamente non per tutti. Per cui non c'è nulla di misterioso in realtà nei cosiddetti mercati over the counter. Ci sono dei sistemi di negoziazione over the counter per le azioni, è però è più una finezza tecnica per investitori istituzionali, non è un qualcosa a cui un investitore privato accede o accederà mai. Per cui in realtà i mercati azionari sostanzialmente si può dire che sono mercati regolamentati normali. Over the counter significa semplicemente che io passo attraverso un broker, quindi non c'è un mercato principale. I veri mercati over the counter sono quelli obbligazionari, perché le obbligazioni non vengono scambiate su un mercato regolamentato, o meglio, le obbligazioni hanno un mercato regolamentato in Europa, l'ETLX, l'Euro TLX, che è un mercato regolamentato con tutte le norme, diciamo, di tutti i mercati regolamentati, ma attraverso cui passerà forse 20% delle transazioni sui bond europei, perché tutto il resto viene fatto over the counter. Over the counter significa che quando voglio comprare un bond non accederò al mercato, ma molto probabilmente mi rivolgerò a una banca o attraverso una piattaforma, che può essere anche Bloomberg ad esempio, faccio un'interrogazione di tutti i broker che sono disponibili a fornirmi un prezzo. Per cui magari mi scambio, acquisto quel bond con una banca e non lo acquisto da un'altra. Per cui magari mi compro un'obbligazione rivolgendomi a Mediobanca oppure a Banca Intesa, BS, tutte quelle che mi vengono in mente. E ci sono anche dei broker privati che non sono tipicamente banche. Però è più legato all'obbligazionario, perché le obbligazioni sono un mercato enorme, molto più grosso, spostano molti più soldi delle azioni, per cui è un mercato gigantesco, e poi tipicamente le obbligazioni sono già in pancia nei portafogli delle banche, che quindi ci fanno brokeraggio sopra. Sulle azioni sì, esistono i mercati, esistono un paio di circuiti su cui fanno OTC sulle azioni, però sono assolutamente marginali e non da investitori retail, assolutamente. Per cui, peraltro, per quelli che proprio sono appassionati su diciamo robe non regolamentate, il mercato azionario, ecco, direi che l'OTC del mercato azionario è tutto il mercato dei CFD, cioè i contract for difference, che sono contratti che regolano per differenza di prezzo, in cui nessuno compra o vende niente, hai solo un intermediario che in mezzo regola la differenza di prezzo, e ovviamente facendo la market maker è un po' come il bookmaker che ti fa le scommesse del calcio, per cui guadagna sulla discrepanza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita a cui opera nel mercato. Direi che quello in realtà è il vero mercato OTC o deregolamentato che esiste sulle azioni, il mercato dei CFD, che però ha tutt'altre logiche, eccetera, e ovviamente non è, quello è un mercato per retail, perché tipicamente un investitore istituzionale non va a comprare CFD, è un mercato che segue altre logiche, e secondo me è quello il vero mercato over the counter delle azioni. I mercati OTC tipici delle azioni
sostanzialmente non interessano nessuno e non pochi investitori istituzionali, per cui è più una finezza tecnica, ecco. Quindi, riassumendo, in realtà, quando parliamo di mercato over the counter, stiamo semplicemente parlando di un mercato che magari già utilizziamo senza rendercene conto, dove le nostre transazioni non sono gestite da un'unica istituzione, Borsa Italiana, ma io sto facendo la transazione direttamente col mio broker, che può essere la mia banca o un'altra banca, un'altra istituzione, che tramite una piattaforma, io su quella piattaforma vedo quel prodotto finanziario, magari a diversi prezzi, perché è fornito da diverse banche, diverse istituzioni, vogliono vendere, sono disposte a vendere quel prodotto finanziario, io posso comprarlo direttamente da loro. E quindi sto facendo praticamente un contratto, una compravendita direttamente con la banca o con il tale broker, sostanzialmente. Sì. Sostanzialmente sì. Fai vedere un attimo una schermata magari semplice di Bloomberg, ti faccio vedere. Secondo me con una schermata si capisce molto semplicemente cosa si intende con mercato over the counter. Ovviamente farò vedere un'obbligazione. Ho preso un'obbligazione a caso, che dovrebbe essere un Volkswagen perpetuo, non importa quale che sia. Quando io devo comprare un'obbligazione, tipicamente probabilmente devo andare a vedere sul mercato se quell'obbligazione è quotata e esiste. Ad esempio, questa obbligazione, se vedete, l'ETLX non è tra i contributor. Quando io apro la lista dei contributor, vedo tutti coloro che me lo diciamo quotano con prezzo di bid e ask, quindi acquisto e vendita, o denaro lettera, come si diceva una volta. Quindi questa obbligazione specifica che ha aperto tutta questa lista, dove c'è scritto first name, tutta questa lista sono tutte le istituzioni, broker, banche che sono disposte a venderti quella determinata obbligazione. Esatto, a vendere o ad acquistare, ovviamente, c'è un bid ed ask, denaro lettera, come normalmente come un'azione. Per cui questa obbligazione, che è quotata su German, quindi in realtà è quotata sul mercato tedesco, ma come vedi è un contributor di una serie di contributor enorme. Per cui questo significa fare l'over the counter, cioè se io vado a comprare questa obbligazione la prenderò sul mercato tedesco, che è il mercato regolamentato, ok, oppure da uno qualunque di questi broker che me la fornisce a un prezzo. Ovviamente si cerca di fare la cosiddetta best execution, cioè vado a prenderla dove mi costa meno, per cui può succedere che vada, anzi tipicamente sulle obbligazioni si va over the counter. Su un'azione non è la struttura è la stessa, per cui ci sono dei mercati che mi permettono, ad esempio, di devo comprare una qualunque azione, anche, che ne so, Fiat quotata o Ferrari negli Stati Uniti, ok, ma anziché mi rivolgo io alla mia banca e la mia banca mi dice guarda te la faccio sul mercato A, oppure se vuoi c'è questa banca qua che me la fa a un altro prezzo migliore. Ovviamente posso anche scegliere di farla over the counter, ovviamente è un po' più complicata, eccetera, eccetera. Però è marginale questo aspetto nel mercato azionario. Perché? Perché il mercato azionario è super liquido, a differenza del mercato obbligazionario, per cui i mercati regolamentati sono super liquidi. È molto difficile che io riesca a ottenere un'azione a un prezzo migliore da un broker, a meno che non vada per size enormi. Per cui se ho una size talmente grossa e devo comprare 50 milioni in 10 minuti di una small cap, probabilmente non la trovo, per cui può essere che vada da un broker. Però è assolutamente marginale come cosa. Alcune banche ti dicono che fanno over the counter su alcune azioni, nel senso che quando ti dicono così significa che non ti garantiscono il miglior prezzo, nel senso che loro non hanno accesso al mercato principale, per cui cercheranno di discostarsi il meno possibile dal mercato principale. Però tipicamente l'over the counter non è nulla di così misterioso, ci sono dei contributi. Quindi sostanzialmente io se sul broker, anche se uso la mia banca o il mio broker, sto comprando un'obbligazione, sto già usando in quel momento molto probabilmente il mercato over the counter, perché sarà la mia banca che me lo vende. Sì, però tipicamente credo che le piattaforme, io non sono espertissimo perché tendenzialmente ovviamente non posso fare trading per il mio portafoglio personale, visto che gestisco il denaro degli investitori, quindi non lo posso fare per policy e per legge, per cui non sono molto informato sul sistema. Però ad esempio se tu hai una piattaforma qualunque bancaria che ti permette di dare l'accesso, probabilmente quando vai a comprarti l'obbligazione ti fa comprare solo le obbligazioni che sono quotate sul mercato ETLX o MOT.
per quelle italiane, e non ti dà l'accesso all'over the counter. Molte banche probabilmente, se li chiami al telefono, gli dici devo passare questo ordine su questa obbligazione, se gli fa piacere fartelo, lo fanno anche over the counter per te, probabilmente. Poi dipende dalle opportunità, dalle size e tutto. Sulle azioni non esiste proprio, cioè non potrai mai chiamare la tua banca e devi farmi questa azione over the counter, non te la fa. Quindi sostanzialmente in realtà per noi investitori che magari abbiamo un'azione, in questo caso del mercato, sul mercato americano, un'azione cinese che può essere che venga delistata, quindi in realtà le vie alternative sono la principale che ci venga liquidata, quindi semplicemente l'azienda se la ricompra, a noi ci viene liquidata l'azione. La seconda opzione è che invece questa azione ci venga switchata dal mercato americano al mercato sostanzialmente di Hong Kong, in questo caso si tratta di azioni cinesi. Quindi sostanzialmente queste sono le due opzioni che noi abbiamo. Non andremo a finire in cose strane o particolari, è molto più semplice di quello che si possa pensare. Assolutamente, ovviamente io credo che tendenzialmente l'opzione di default sia la liquidazione, per cui se non dici niente, non rispondi a niente, non vedi la mail, non c'è corporate action, ok, verrà liquidata per contanti, quindi ti viene liquidata. Se alcune aziende, alcune società ti daranno la possibilità di scegliere mantenere l'esposizione solo su un altro mercato, sarai tu a decidere di scegliere oppure no. Per cui in teoria non dovresti avere sorprese particolari, se non il fatto e la spocciatura che l'azienda che ti ha riselezionato e te la delista, quindi non ce l'avrai più nel tuo portafoglio, quello a quanto. Sì, infatti in generale ci chiedevano anche, volevo chiederti, valutando i pro e i contro dell'investire sulle azioni cinesi, può essere effettivamente che cioè ne vale veramente la pena, dato che appunto siamo molto spesso soggetti comunque a questa guerra tra America e Cina, o eventualmente succede come in questo caso che possiamo incappare in un'azienda che poi magari viene delistata, o in generale comunque le aziende cinesi non hanno questi bilanci così trasparenti. Tu come la vedi questa, diciamo, come tipologia di investimento? C'è veramente un vantaggio ad andare a prendere le aziende cinesi rispetto a quelle americane? Allora, diciamo che è un mercato molto specialistico o di nicchia in realtà. Cioè investire sui mercati emergenti, ok, che la Cina ormai sia emergente per modo di dire, però investire sui mercati emergenti è una scelta molto specifica e di nicchia, che comporta un po' di difficoltà, tra cui la quotazione sul mercato, o nel caso ci sia la quotazione negli Stati Uniti la compro ma poi me la delistano, per cui delle difficoltà già nell'investimento ci sono. Generalmente parlando, avere un'esposizione nel proprio portafoglio a mercati emergenti secondo me non è sbagliato, anzi comunque il mercato cinese è molto interessante, anche dal punto di vista pandemico sono quelli che sono usciti meglio dalla crisi, ne sono usciti prima, i dati economici sono i migliori al momento in tutto il mondo, perché hanno avuto meno restrizioni, hanno avuto meno problemi, diciamo, sociali o economici, la produzione comunque è continuata sempre, l'export cinese continua a essere forte e hanno dal loro vantaggio che il mercato interno è potenzialmente enorme e sviluppabile, per cui è sicuramente un mercato interessante. Andare a fare selezione di single stocks è una scelta ben più specifica, cioè se io vado a selezionare i single stocks cinesi sicuramente troverò del valore, essendo mercati difficilmente raggiungibili, difficilmente studiabili, con bilanci probabilmente non così trasparenti, perché poi la normativa cinese ovviamente è una normativa cinese, non è proprio la trasparenza del mercato, diciamo, sviluppato, e parlo di mercati ovviamente. Andare a fare la selezione dei single stocks è una scelta personale che sicuramente nasconde del valore, perché laddove non c'è liquidità, laddove c'è difficoltà ad accedere, è evidente che c'è dietro un valore, perché se tutti sono in grado di valutare al meglio qualunque cosa, nessuno ci guadagna niente, perché nessuno è disposto a venderti un prezzo sbagliato e nessuno è disposto ad acquistare a un prezzo sbagliato. Per cui il valore c'è, è un mercato molto specifico, per cui
se ti basi solo sui bilanci, devi considerare che, bah, non so, magari il bilancio cinese non è così trasparente di quell'azienda come un bilancio statunitense. Stai comunque prendendo un'azienda che ha una forte ingerenza statale, per cui adesso è successo magari un casino con gli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno deciso di listare determinate aziende. Ma ci sono anche molte aziende cinesi che hanno problemi col governo cinese, perché se il governo cinese stabilisce che un'azienda deve chiudere perché non è strategica per i propri fini economici, probabilmente la moral suasion è qualcosa di più del governo cinese piuttosto forte, per cui magari tu ti sei selezionato proprio quell'azienda che il mercato cinese punta e va a chiudere, e quindi hai anche quel problema dell'ingerenza dello Stato. Ovvio che c'è del valore, è molto specifico come lavoro, per cui tipicamente chi investe nei mercati emergenti o asiatici ha uffici, sedi e diciamo analyst che lavorano su quel mercato direttamente, perché vederlo dall'interno, vederlo all'esterno è molto differente, mentre non è molto differente ovviamente vedere dall'interno e dall'esterno Apple. Le notizie su Apple girano ovunque, non serve andare a parlare con chissà chi in Apple, sostanzialmente. Su un'azienda cinese, magari anche piccola o medio piccola o di nicchia, è evidente che se tu non vai a parlare con il management non sai esattamente cosa sta succedendo. Se non hai la percezione della cultura, del sistema economico, sociale, eccetera, è molto più complicato. Secondo me è molto più semplice per i mercati così complicati andarsi a prendere un ETF con tutti i benefici e gli svantaggi del caso, per cui ovviamente l'ETF tu ti prendi un mischione, ti prendi un indice dove dentro c'è tante aziende buone e anche tante non buone, però è molto più facile da andare a controllare e da è molto più facile da investire, e comunque prende parte al movimento, diciamo, se tu punti sul mercato emergente quanto tale, può comunque aver senso. Il mercato giapponese, ad esempio, non è emergente, ma è un mercato, diciamo, asiatico, lontano da noi, è uno dei mercati migliori negli ultimi mesi, perché la situazione è molto più florida dal punto di vista dell'uscita dalla pandemia, eccetera, eccetera, e anche dal punto di vista economico. Il mercato cinese è sicuramente interessante, prendere l'indice, ti prendi tutto quanto, per cui probabilmente nell'indice hai i winners e i loser, però in media, se il mercato cresce e tu hai fatto una scelta ponderata di esporti a quello, quella crescita la prendi, per cui l'ETF secondo me va benissimo. Se poi sei molto bravo, ti piace particolarmente, c'è gente che è molto brava, specializzata, ti specializzi in quello, sicuramente se sei bravo estrai ancora più valore, quello sicuramente, però è molto specialistico, per cui dipende anche da quello che vuoi fare e cosa ti piace fare, poi alla fine devi lavorare. Per dare anche delle indicazioni molto di massima, molto generali, per diciamo piccoli investitori che appunto magari scelgono di investire nei mercati emergenti sulla Cina tramite un classico ETF, secondo te tra Stati Uniti, Europa e Cina come asset allocation, quali proporzioni potremmo dare? Ma allora, ti dico quello che ho mantenuto io lo scorso anno e più o meno sono ancora inalterate. Noi abbiamo mantenuto sui nostri portafogli un'esposizione quasi 50-50 come pesi relativi tra Stati Uniti ed Europa, per cui non ho sovrappesato l'Europa, meno male, perché l'Europa si è rivelata, diciamo, nel 2020 il mercato, l'area con più difficoltà. Ho leggermente sovrappesato gli Stati Uniti con scelte, diciamo, anche magari di settori, però più o meno l'esposizione l'ho mantenuta 50-50, con leggero sovrappeso degli Stati Uniti, e ho preso delle esposizioni ai singoli mercati, tra cui il giapponese, che è stato effettivamente un ottimo mercato, e anche il mercato asiatico-cinese, sostanzialmente, perché l'ETF che ho preso, di cui non faccio la pubblicità ma tanto sono tutti uguali, ha però un'ottima esposizione per il 65% Cina, per cui si chiama Emerging Asia eccetera, però sostanzialmente è Cina, per cui per buona esposizione cinese. E direi che più o meno in termini assoluti di peso sarà stato tra Cina e Giappone un 15% e il restante quasi equamente diviso tra Stati Uniti ed Europa, con un leggero sovrappeso statunitense e la gestione attiva del cambio euro-dollaro.
questo più o meno è la mia esposizione che ho mantenuto durante l'anno come idea di asset allocation e che sostanzialmente potrebbe essere valida anche quest'anno. Rimane la grossa incognita secondo me del mercato europeo, perché il mercato europeo sono oramai 4-5 anni che sottoperforma, in questo caso quest'anno abbastanza pesantemente, il mercato americano. Basta vedere, non prendiamo il Nasdaq che è ovviamente stato il winner dell'anno scorso, ma prendiamo l'S&P e lo confrontiamo con le performance dell'Eurostox. Possiamo dire che l'anno scorso l'Eurostox ha fatto sostanzialmente zero o slightly positive, l'S&P ha avuto una performance piuttosto interessante e c'è una differenza di performance enorme, per cui secondo me, essendo già il quarto anno di fila che questa sottoperformance si vede da parte dell'Europa e quest'anno è stata anche molto pesante, si potrebbe pensare di magari sovrappesare un pochettino la parte europea in alcune fasi. Detto ciò, le motivazioni per cui l'Europa sottoperforma rispetto agli Stati Uniti sono chiare a tutti e si vedono, per cui ovviamente se rimarrà così la situazione molto probabilmente continuerà a sottoperformare, non si scappa, i mercati quello sono inesorabili. C'è stata qualche tempo fa, forse a metà dell'anno scorso, uno studio fatto dagli analisti di Vanguard che dicevano come appunto nei prossimi 10 anni l'Europa avrebbe sovraperformerà il mercato europeo, dovrebbe sovraperformare quello americano, però poi ci ricordiamo quello che dice Buffett, che dice che quando leggi le previsioni ti dicono molto sul carattere delle persone, ma non ti dicono nulla su quello che succederà nel futuro. Quindi no, invece mi viene da farti una domanda, perché se io dovessi comparare questa esposizione, tu ci hai detto appunto 15% addirittura come unione tra Cina e Giappone, mm-hmm, e il resto Stati Uniti ed Europa. Quindi comunque da un certo punto di vista questo 15% sul mercato, cioè se poi è anche diviso tra Cina e Giappone, vuol dire che l'esposizione alla Cina è comunque bassa, è sì, relativamente bassa, cioè magari giusta ovviamente per il tuo portafoglio, ma in generale è bassa. E quindi ti volevo chiedere, questa tipologia di scelte sono fatte proprio perché magari hai dei vincoli, magari anche dal punto di vista gestionali, sull'esposizione e sul rischio, o sono semplicemente appunto delle scelte legate a quelle che sono le vostre analisi e le vostre prospettive? Allora, non ho particolari vincoli sull'esposizione geografica, le nostre linee non hanno vincoli sull'esposizione geografica, per cui in realtà tendenzialmente potrei anche per assurdo avere 100% mercati asiatici nella mia esposizione azionaria, quello non è un particolare problema, per cui non è proprio in chiave regolamentare. È più in chiave, diciamo, strategica, nel senso che i nostri clienti sono europei, per cui comunque il mercato europeo è il mercato principale che guardano e che seguono, per cui anche giustificare un'esposizione dell'80% al mercato asiatico è abbastanza complicato. Se tu fai una gestione patrimoniale che deve essere una gestione di buona parte dei tuoi asset familiari, Non ti aspetti che ci sia un'esposizione in termini geografici tutta esposta verso un'area geografica, perché se no mi compravo un fondo che faceva emerging market o Cina, non mi compravo una gestione patrimoniale. Per cui tendenzialmente effettivamente siamo abbastanza sottopesati sul mercato emerging market, alcuni nostri competitor sono molto più esposti. Io onestamente, per come la vedo io, non vedo tutta questa necessità per i portafogli che gestisco di avere un'enorme esposizione al mercato asiatico. La posso anche incrementare in fasi particolari, per cui non ho il limite e magari la incrementerò in fasi particolari, ma tendenzialmente per me è un investimento ad elevato beta, perché poi i mercati asiatici o emergenti, la loro caratteristica è che hanno un elevato beta, per cui salgono molto di più e scendono molto di più, come è giusto e lecito aspettarsi da un mercato emergente. Per cui
la gestione dell'esposizione a temi ad elevato beta per me è un pochettino più tattica. Se io ho un'esposizione, diciamo, globale che mi dà un beta, poi in termini generali beta non è così accademico la mia definizione di beta, però generally speaking, se io ho un beta di portafoglio che so che è di un certo tipo con la mia esposizione, magari voglio incrementarlo in un determinato momento, magari inserisco una piccola percentuale di un qualcosa che ha elevato beta che me lo incrementa, però non necessariamente rimarrò sempre investito in quella parte lì, per cui la parte che ti dà un po' più di upside ma che rischi di avere anche downside quando il mercato scende, tendi a gestirla un po' più tatticamente, ed è il motivo per cui generalmente la mia esposizione sugli emergenti non è così preponderante. Può diventare più importante in determinate fasi in cui decido di andare a risk sul portafoglio e voglio incrementare le mie performance, perché secondo me ha senso, anche in termini macroeconomici e in termini di mercato, però generalmente non la terrò mai al 30-40% di base, poi ci posso arrivare anche magari superarlo, ma di base non mi serve per com'è il portafoglio e per le esigenze dei nostri clienti, ecco. Poi alla fine tutti gli investimenti vanno bene, l'importante è capire qual è il fine della gestione dei tuoi asset. Se sei interessato a fare più 40% all'anno, è evidente che dovrai avere un'elevata esposizione al mercato asiatico o al mercato tecnologico o a qualcosa che a qualche mercato particolare che si muove molto, ma se la tua esigenza è di gestire gran parte dei tuoi soldi e del tuo patrimonio, probabilmente non hai l'esigenza di fare il 40% all'anno, ma preferisci avere una linea che ti fa più 10 all'anno, ma che magari nelle fasi di mercato negativo regge un pochettino più botte ed è un pochettino meno esposta, per cui l'allocazione tende ad essere un po' più globale. Quindi comunque abbiamo detto è una decisione strategica basata appunto su quelli che sono gli obiettivi del portafoglio che gestisci. Mm-hmm. E quando invece parliamo di beta, lo dico per chi magari non sapesse, stiamo parlando comunque di volatilità sostanzialmente, sì, delle azioni, sì, di possibile ritorno. Cioè diciamo che, così parlando generalmente, un beta 1 significa che io mi muovo come il mio mercato di riferimento, per cui se prendo come mercato di riferimento l'MSCI World, cioè il mercato globale, proprio la cosa più globale che esista. Se il mio portafoglio ha beta 1, mi aspetto che se il mercato fa più 1, il mio portafoglio si muova di più 1, se il mercato fa meno 1, il mio portafoglio faccia meno 1. Se ho un qualcosa che decorrele, quindi si muove in maniera diversa o comunque ha un'ampiezza di movimento maggiore, probabilmente avrà un beta più elevato, cioè tipicamente, che ne so, i bancari sono a un beta più elevato, intesa un beta più elevato del suo indice del FTSE MIB. Perché? Perché tendenzialmente i bancari si muovono di più in un senso o nell'altro, per cui tendono ad amplificare. In quel senso beta, poi non è accademicamente corretta questa definizione, ne sono conscio, ma parlando così generalmente, questo è, ecco. Quindi per l'investitore retail magari invece che vuole esporsi un attimino più al rischio, quindi non deve magari anche dare conto ad altre persone, tra virgolette, sì, e appunto vuole magari esporsi anche più ai mercati emergenti, diciamo che anche considerare delle percentuali più alte nel portafoglio, anche fino al 20-30%, rimaniamo comunque nell'ambito del tranquillamente lecito e sì, normale. Assolutamente, poi ad esempio l'esposizione in non esistono solo le azioni, cioè anche avere l'esposizione in materie prime ti aiuta a aumentare il beta del portafoglio. Nei nostri portafogli, per rispondere a una domanda, ci sono le materie prime, l'ho vista con l'occhio, è stato veloce stavolta. Nel nostro portafoglio ci sono le materie prime, anche lì ogni cosa che viene inserita in un portafoglio viene valutata di per sé, ma anche nel suo complesso e come si muove col resto. Le materie prime, quali materie prime? Abbiamo un'esposizione sull'oro, che ovviamente l'oro in teoria dovrebbe cautelarmi, cioè dovrebbe essere la risk off. Quando il mercato scende, l'oro in teoria dovrebbe salire, per cui
abbiamo ad esempio posizioni sull'oro che mantengo in portafoglio, che l'anno scorso nelle fasi diciamo un po' più complicate, quando l'oro saliva, aiutavano il mio portafoglio complessivo e hanno aiutato a ridurre la volatilità complessiva del portafoglio e a mantenerlo su valori di performance interessanti. Altre materie prime come quelle più industrial, per cui non so, rame, tutte le materie prime tipicamente industriali, hanno un beta molto elevato, quelle le abbiamo inserite in una seconda fase dell'anno perché sono molto più cicliche, sono più legate all'economia, per cui una volta che la Cina è iniziata a uscire dalla fase pandemica, è iniziata a avere una crescita economica, era abbastanza prevedibile che le materie prime che erano su prezzi molto molto bassi sarebbero salite, per cui le abbiamo inserite, però in questo caso al contrario dell'oro non è un qualcosa che mi riduce il rischio del portafoglio, ma è un qualcosa che me l'aumenta, per cui tendenzialmente potrebbero salire molto ma scendere ancora molto. Era un ottimo trade perché erano molto molto basse e le materie prime sotto un determinato livello alla fin fine non possono andare, perché a un certo punto un prezzo dell'estrazione ce lo devono avere, per cui erano talmente depresse che era un trade diciamo con poco rischio di downside e molta possibilità di upside. Per cui sì, abbiamo ad esempio anche le materie prime, sono un ottimo strumento. Anche quindi, lì però sicuramente da quello che mi sembra di capire, comunque non sono un investimento permanente in portafoglio, ma sono in chiave, lasciami dire, tattica, cioè nel senso, quando sì, c'è l'opportunità sulla singola materia prima o su determinate su un portafoglio di materie prime, allora la gestisci in maniera diciamo più tattica da questo punto di vista. Sì, in generale sì, poi ad esempio l'oro, mantenerlo in posizione non, danni non te lo fa, cioè se tu in portafoglio hai il 7% di oro e te lo mantieni lì in posizione non succede assolutamente niente, anzi probabilmente non ti fa nulla e non ti aggiunge nulla al portafoglio quando il mercato sale, e magari quando il mercato scende ti protegge un po', per cui quella la potresti mantenere più costantemente. Avere il rame è un altro discorso, perché il rame ovviamente è una materia prima molto legata all'economia, per cui dipende da cosa vuoi fare, qual è la tua composizione attuale, tutto può entrare e uscire da un portafoglio, l'importante è che capisci dove lo vuoi indirizzare e in quale fase di mercato sei. Sempre in questo contesto, sempre quindi mercati asiatici e legati anche a quello, al ragionamento che stavamo facendo, avere un portafoglio di singole azioni asiatiche e americane con beta 2 è troppo rischioso? Ma beta 2 rispetto a cosa? Perché il beta, tu, la cosa importante del beta è che tu capisci a che cosa ti raffronti, cioè i dati che trovi in rete tipicamente se ti guardi Intesa ti darà il beta di Intesa rispetto al FTSE MIB, se tu guardi che ne so, Apple magari ti dà il beta rispetto all'S&P o quel cavolo che vuoi americano. Il problema è il beta rispetto a che cosa, perché il fatto che vada due volte il FTSE MIB Intesa a me non interessa niente, può essere tanto poco, ma a me magari non mi interessa niente di cosa fa il FTSE MIB. Il FTSE MIB l'anno scorso è stato pessimo, per cui non mi interessa replicarlo. In generale beta 2 è un beta elevato, nel senso che tu fai due volte il tuo mercato, il tuo benchmark di riferimento, però devi chiarire qual è il benchmark, perché se il tuo benchmark è per Intesa il FTSE MIB, per Apple l'S&P, per Siemens e il DAX, quando li compari tra di loro non sono comparabili, per cui in realtà l'analisi del beta la dovresti fare di tutto il tuo portafoglio comparato a un indice che per te ha senso, che è un po' quello che tu vuoi ottenere, non puoi farlo diciamo sommandoti beta e facendo la media ponderata così semplicemente. Però comunque un beta 2 di singole azioni asiatiche americane sicuramente è un beta aggressivo, dopodiché Non c'è nessun problema avere un portafoglio aggressivo, l'importante è sapere quello che si vuole, ci si aspetta grandi rendimenti ma ci si può aspettare anche grandi tonfi in un portafoglio aggressivo, è più che normale, anzi se ci sono i tonfi e si è confidenti in quello che si fa si va a comprare, per cui non c'è nulla. Mi fa piacere che hai sottolineato questo aspetto, ovvero che quando si giudicano i risultati di un portafoglio si devono giudicare con un benchmark di riferimento adeguato a quel portafoglio,
non possiamo mettere lo stesso benchmark per tutti e confrontare tutti i portafogli con l'S&P 500. Cioè non ha nessun senso fare questo tipo di confronti, molto spesso, troppo spesso, diventa il solo riferimento confrontare il portafoglio con l'S&P 500, bisogna battere l'S&P 500, non si sa per quale motivo. Esatto. Però mi fa molto piacere che anche tu hai sottolineato questa cosa, che non ha nessun senso andare a confrontare con un benchmark che non è comparabile con il tuo portafoglio, stiamo confrontando le mille con le pire a quel punto, quindi... Non ha nessun senso. Esatto, anche perché poi a me può anche non interessare assolutamente niente di cosa fa l'S&P in assoluto. Se io ho un patrimonio e decido che a me interessa avere, ragionare al ritorno assoluto e voglio avere mediamente un 7% all'anno di remunerazione, se faccio quel 7% ho fatto tutto quello che dovevo fare, non mi interessa fare più 40 perché l'S&P ha fatto più 40. Mi interessa relativamente, mi interesserà ovviamente fare sempre 7%, per cui il mio benchmark non è l'S&P, è il mio obiettivo di rendimento. E se io costruisco un portafoglio fatto con un po' di azioni americane, un po' di azioni europee, un po' di azioni cinesi, non è che posso raffrontarlo con l'S&P. Ho preso un po' di azioni americane, ma le altre non c'entra niente, per cui chi se ne frega cosa fa l'S&P alla fin fine. Ed è interessantissimo anche il ragionamento del fatto che io devo aspettarmi devo settare i miei obiettivi di rendimento anche in base a quelle che sono le mie aspettative e il mio patrimonio, perché certo. Giustamente hai detto che, per assurdo, se io ho già, lasciami dire, 1 milione di euro, magari non mi interesserà fare il più 40 su quel milione di euro, mi interesserà appunto come ordine di grandezza fare il 5, il 7 ogni anno su quella somma lì, e non vado a rischiarmi tutto per fare il di più dell'S&P 500, non mi devo svegliare la mattina per fare più dell'S&P 500. Assolutamente, esatto. No, non sai quante persone non la pensano così. Lo yuan forte, rimanendo sulla Cina invece, potrebbe diventare un problema per la Cina? Allora, la domanda è per le azioni cinesi? No, nel senso che se tu hai un'azione cinese e lo yuan si rafforza, anche se la tua azione non si muove, il tuo investimento sale, perché è salito lo yuan, per cui se possiedi azioni cinesi, anche quotate su altri mercati, non cambia niente. Anche se ti compri un'azione cinese quotata in dollari, se lo yuan sale, l'azione sale comunque, perché l'effetto cambio c'è comunque sulla valuta di riferimento. Per cui se hai azioni e lo yuan sale, no, va bene, perché anche se l'azione non si muove tu guadagni. Se in termini diciamo macroeconomici o strategici di cosa può succedere, beh sì, un yuan un po' troppo forte in teoria dovrebbe essere un problema per le esportazioni. Però anche lì dipende, perché se tu hai aziende che vivono su esportazione di prodotti a basso valore aggiunto, molto probabilmente un yuan forte danneggerà parecchio quel business, perché se tu hai azione che vende, sei un'azienda che vende magliette senza nessun valore aggiunto, il cui unico valore aggiunto è il costo di produzione, che è molto basso ovviamente, e il costo dello yuan e il valore dello yuan, che è molto basso o comunque più basso rispetto a quello che potrebbe essere un futuro, non è un problema. Se il valore dello yuan sale, ovviamente diventa meno conveniente per i paesi esteri di comprarsi le magliette prodotte dall'azienda cinese, per cui in quel caso hai un problema. Se hai aziende fortemente esportatrici e che hanno un basso valore aggiunto, che forniscono un basso valore aggiunto al loro prodotto, un yuan forte ovviamente dovrebbe penalizzarne dal punto di vista economico e delle prospettive aziendali. Se hai un'azienda che produce prodotti a elevatissimo valore aggiunto, anche se yuan sale, non è che tu non ti compri, è un po' come dire, tu non ti compri più l'iPhone perché il dollaro è salito e ti costa di più in euro. Però se il valore aggiunto che riconosce il prodotto è elevato, non te ne frega niente di quanto starà il cambio euro-dollaro, ti costerà di più ma lo compri lo stesso. Per cui dipende, però in generale per le esportazioni ovviamente il yuan forte è un problema. Perfetto, grazie Claudio perché ci hai dato una bellissima panoramica sia sul problema, tra virgolette, del delisting, ma anche sul mercato cinese e poi soprattutto come
inserirlo nei nostri portafogli a livello di asset class. Abbiamo dato anche delle indicazioni, secondo me, molto interessanti. Io ricordo a tutti quanti che, appunto, chi invece fosse interessato alla consulenza da parte di SCM Sim, trovate qui sotto in descrizione il link che vi dà diritto anche ad un 20% di sconto. Noi con Claudio ci vediamo a settimane alterne per fare, appunto, questi webinar di approfondimento. Io ti ringrazio ancora per questo nuovo incontro. Grazie Claudio. Un piacere come sempre. Grazie a tutti voi perché siete stati numerosissimi anche questa volta, anche in questo incontro. Vi aspetto tutti, ovviamente, al prossimo appuntamento con Claudio, ma ci vediamo in generale tutti i giorni con un nuovo video. Io vi saluto e buon dividendo a tutti.